Ho scaricato la versione di Stumble Guys per adulti e quello che ho trovato dentro è sconcertante. Adesso mi dice cosa vuole, signor hacker, perché mi ha dato questo Stumble Guys versione per adulti. Che clicca vedrai? No, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta. No, 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 aspetta un attimo, già non mi piace quello che sto vedendo. Sei sicuro di voler giocare a Stumble Guys? Pensaci bene, potresti pentitene. Premi invio per entrare. Signor hacker, è sicuro? Vero? Lo faccio, lo faccio, lo faccio. Sì, lo faccio. Clicchi, sì, clicchi, oh, ok, sì, va bene. Premo invio. Oh mio Dio, aspetta un attimo. Ma in quale Stumble Guys siamo finiti? Vede, vede, vede là, là in alto a testa. C'è una donna nuova. E poi sotto c'è mamma, sotto ci sono io. Per favore, per favore, per favore, manteniamo la calma. Manteniamo un attimo la calma. Innanzitutto, lei è un porco. E poi, che tipo di Stumble Guys è questo? Dovrebbe essere Stumble Guys per i maggiorenni. Quindi, in teoria, i bambini non possono giocarci. E capisco anche il perché, guardando in alto a destra. Però è qualcosa di assurdo. Lo deve provare. Io direi di andare subito a cliccare gioca. Non l'avevo visto. Gioca nella vita reale. Cosa significa? Cosa significa? Beh, lo vado a cliccare, lo vado a cliccare. Non lo so se fida... Vabbè, vabbè, raga, ormai ci siamo. Va bene, cliccherò gioca nella vita reale. Vado. Oh mio Dio! Attenzione! La seguente modalità potrebbe scaturire problemi nella vita reale. Ormai si è dentro. Non è possibile uscirne. Cosa? Esattamente, perché ti è entrato un virus nel computer. Oh, è iniziata la partita. Ma in che cosa sta dicendo un virus nel computer? Esattamente. Aspetta, cosa sono quei cuori in alto? Quei tre cuori in alto, cosa sono? Nel caso tu dovessi perdere per tre volte, il tuo PC esploderà. No, no, non ci credo mai nella vita. Cosa sta dicendo il mio PC? Ma come fa a farlo esplodere? Come fa a farlo esplodere? Perché io qua c'ho un programma, lo sa benissimo che sono un hacker potentissimo. L'altra volta ho creato la sua skin con i miei comandi. Che infame! Lei mi ha fatto scaricare sto Stumble Guys e mi ha messo un virus nel computer! Una bomba nel computer, una bomba virtuale! No, 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 no! Oh, aspetta un attimo! No, 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 aspetta! Non mi sono qualificato! E il primo cuore se ne va! No! Ora mi rimangono due cuori, raga! Aspetta! Signor hacker, mi dica che quello che sta dicendo non è vero! Me lo dica! Le assicuro che è tutto reale! Già sento la puzza di bruciato! Mi sento male, mi sento male, raga! Io non mi immagino se cliccassi su questa specie di skin nuda sui tornei con Momo, sul gruppo con la faccia d'hacker. Non voglio immaginare cosa ci sia e non voglio farlo. So solo che adesso devo andare a giocare la seconda partita. Ormai ci sono dentro. Io sa cosa faccio, signor hacker. Io la denuncio nella polizia perché quello che mi ha fatto è ingiusto. Se è proprio sicuro, Crisi, perché io qua c'ho il pulsante per farle saltare in aria tutto. Stavo scherzando, non le farò niente. Il mio computer è troppo giovane per morire. Ma cosa sta succedendo? Ci sono i miei virus. Già cominciano a fonderti il computer. E come può vedere, sta anche perdendo. No. Sta per perdere la prossima vita. Lei è un infame, lei è un infame. Non solo non mi vuole far vincere, mi sta anche sabotando. Fa schifo. Veramente, io la saboto. No, questo non doveva succedere. Lei è un infame, lei è un infame. Me la pagherà cara, mannaggia lei. Regà, non posso perdere. Se no questo mi fa fondere il computer. Mannaggia a voi. Mannaggia a lui, che cosa sto dicendo? Ti prego, fammi qualificare, Dio di Stumble, ti prego! Non si qualificherà e non ce la fa, mi sa che non ce la fa neanche stavolta! Sì, uno! Non ci posso credere. Non può finire come la scorsa volta. Sì, tra l'altro, se notate, è tutto molto scuro, tutto molto horror, se vedete. Ma io ho una domanda, signor hacker. Cosa succede adesso se io dovessi vincere la partita? Perché se io perdo tre cuori, cioè altri due cuori, è finita per me. Ma se invece dovessi vincere, qualificarmi e vincere la partita? Ma secondo lei, come in qualsiasi gioco, chiaramente, andrà avanti con i livelli. Però riceverà una ricompensa, come in ogni gioco, d'altronde. Ma non in una ricompensa normale, ma una ricompensa terribile. Horror! Spaventoso, ovviamente! Oddio! Si calma! Ok, raga. Adesso sono molto curioso. Questo hacker è molto malato, se così si vuol dire. Ma almeno forse avremo una ricompensa se vinco. Ok, adesso devo vincere, raga. Ce la devo fare per
forza ce la devo fare. Ce la devo fare per forza, ce la devo fare, ok? Ti prego, ti prego, ti prego, muoviti. Ti prego, no. Le ricordo che sono ancora due vite. No, e se lei perde adesso. Non può succedere. Non può succedere. Solo una dopo. Ok, ok. Calma, raga, ce la posso fare, ce la posso fare, ma non ce la farò mai. Quelli sono avanti. Ti prego, signor hacker, no, non mi tolga un'altra vita. Anzi, no, è il gioco che me la toglie, vaffanculo. No, 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 no. Perché adesso ho un cuore anche qua? No, 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 no. Sarà ovvio, sarà ovvio. Come può vedere, ha perso un altro cuore. No, un altro cuore. No, e ne rimane solo uno. No, uno solo. Esattamente. Madonna, raga, non devo perdere più, non devo perdere più, la prego, sia calmo. No, la prego, non voglio che esploda il mio computer. Non faccia queste cose. Di nuovo, mi sta sabotando il computer. Esattamente, esattamente. Guarda, guarda cosa fa. No. Però, a parte qualche piccolo sabotaggio, si dovrà qualificare solamente in due round, esattamente. Sì, due round, l'ha detto, signor hacker, l'ha detto, due round, ok? Anche se in realtà posso far esplodere tutto anche in questo momento, però... Stia fermo, per carità, stia fermo, stia fermo, non faccia cavolate. Ah, che schifo sta modalità, proprio questa ti doveva capitare. Questa modalità mi fa altamente schifo e visto che lei ha avuto tanta fortuna a trovarla, le chiudo subito il gioco e le do subito la sua ricompensa. Che? Ma ha chiuso il gioco! Esattamente. E andrà, vada subito nel negozio oggetti che vedrà cosa le aspetta proprio là dentro. Questo è pazzo. Ma che cazzo è sta roba? Ah, è la sua ricompensa, ovviamente, caro Crazy. Ma lei è pazzo, lei è un pazzo malato. Ma questa è Chucky, la bambola assassina. Esattamente, potrebbe anche saltare fuori dal suo computer. Io posso fare cose che lei non può immaginare. Per favore. No, ma poi c'è anche un altro pupazzo. Ma che è sto robo spaventoso? Aspetti un attimo. Dove sono tutti i miei stumble coin? Avevo 1400 stumble coin. Diciamo che quella skin è come se l'avesse comprata. Io mi sono rubato tutti i suoi stumble coins e tutte le sue gemme. Lei è troppo un infame. Va bene, ok. Crazy, non so se lei se ne è appena accorto, ma è nell'ultima partita le è rimasta una vita. No, quindi no. Se non si qualifica stavolta, no. Addio computer. No, non può farmi questo. Ma poi la skin da Chucky è veramente... Ma cosa sto vedendo? E poi, ma non ho capito perché ho sti cosi adesso nello schermo, tipo per saltare. Cosa sta combinando? Sto hackerando il computer. Già sta in procinto di... Io mi sto sentendo male, raga. Questo qua mi sta cambiando tutto il gioco, tutto. C'è qualcosa che non va. Lei sta vincendo. Non è possibile. Non deve vincere. Senta, signor hacker, ascolti bene. Lei veda di togliere questo virus dal mio computer, perché altrimenti con un cazzotto la faccio volare, glielo dico io. No, che palle. Vabbè, ha finito pure questa sfida. Che tu... Non è possibile. E dato che ho vinto, raga, andiamo a girare la skin per vedere se troviamo... Che bello! Cosa ho visto? È molto, molto carina. Vedo che neanche capita. Ma che bella! Che bella! Ma no, raga, questa sarà censurata per forza. Ma non vede, quanto è formosa questa Lei è un maiale! Mi ha ridato gli stumble coin. Beh, certo, sono serviti per girare la ruota, ovviamente. Per prendersi la sua nuova... Questo è pazzo, raga, ma in quale stumble coin sono finito? Vabbè, sa che le dico che io per oggi esco perché non voglio sapere più niente. Quella scheda era nuda! Raga, mettete like, voglio cavalcare i polli.